Il vero mal d'Africa oggi è quello per cui non ci si chiede più perché la costante debba essere la guerra, perché lo sfruttamento delle straordinarie risorse minerarie e naturali del continente si debba accompagnare necessariamente a violenza, genocidi, conflitti etnici sostenuti dalle armi dei paesi più sviluppati. In sole tre aree, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Somalia, sopravvivono nei campi sfollati almeno 5 milioni di persone, mentre 1,5 milioni sono i rifugiati che affollano quelli nei paesi confinanti. E spesso gli stessi campi sono luoghi di violenza, obiettivi degli attacchi e aree di manovra per le milizie armate. In Africa intere generazioni hanno vissuto solo il tempo della guerra. L'impegno delle organizzazioni umanitarie è decisivo per gli effetti concreti che produce e per il contributo di speranza alle popolazioni africane che non accettano il destino ineluttabile della guerra e della disperazione. Per questo Agire ha lanciato la maratona Agire per l'Africa, un appello di raccolta fondi per sostenere 11 progetti concreti nei paesi africani più colpiti dalle violenze e dalle conseguenti emergenze umanitarie: la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan e la Somalia. Agire è l'agenzia italiana per la risposta alle emergenze. Ne fanno parte 12 tra le maggiori organizzazioni non governative italiane ed internazionali che operano concretamente nei tanti campi dell'aiuto umanitario. Agire, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, lancia il suo appello, forte dell'aiuto e della sensibilità della RAI. Grazie ad Agire per l'Africa saranno finanziati progetti di assistenza medica ed alimentare, sarà assicurata l'assistenza dei rifugiati e degli sfollati, il supporto alle donne vittime di violenza e di stupri, la distribuzione di acqua potabile, la protezione e la difesa dei diritti dei bambini. Aiutare l'Africa significa aiutarla in tanti modi diversi. Nel caso di emergenze come quelle del Sudan, della Somalia, del Congo, si tratta di dare anche cose veramente tangibili come il cibo, come l'acqua, come un riparo. Aiutare i governi perché possano avere dei sistemi educativi, dei sistemi sanitari più funzionanti. L'aiuto umanitario si prefigge l'esclusivo obiettivo di garantire condizioni di vita dignitose alle popolazioni più colpite da conflitti e disastri naturali. Per questa ragione, per non porre limitazioni all'accesso di chi ha bisogno, l'azione umanitaria viene portata avanti seguendo i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza. A ogni individuo, indipendentemente dall'appartenenza politica o religiosa, deve essere garantito il più fondamentale dei diritti umani, quello alla vita. Per perseguire questo obiettivo, ogni anno migliaia di operatori umanitari, nazionali e internazionali, mettono a rischio la propria stessa sicurezza al fine di garantire un'assistenza trasparente e professionale alle popolazioni più vulnerabili del pianeta. L'Africa ha bisogno di essere aiutata, un continente che ha raggiunto da poco l'indipendenza ed ha esigenze di sviluppo a cui bisogna dare una risposta: ospedali, scuole, università, comunicazioni, strade, questo è quello che serve. Dicevamo all'inizio del mal d'Africa, del fatalismo e della rassegnazione che rischiano di assalire chi vive e chi assiste ai drammi di questo continente. Il rischio più grave è proprio quello di abituarsi alla guerra e alla disperazione, dimenticarsi dell'emergenza. Ma per 2 milioni di profughi somali che questa sera non rientreranno nelle proprie case, per le 136 persone che oggi moriranno in Darfur, per i 7.000 bambini soldati del Congo, queste guerre non saranno mai un'abitudine, ma sempre e soltanto una tragedia. Tocca anche a te fare in modo che le loro sofferenze non siano dimenticate. Fai la tua parte. Sostieni anche tu Agire per l'Africa.